Quando mi chiedono quanto mi manca la Germania e soprattutto il currywurst, io rispondo facendogli vedere queste chips, appunto al gusto currywurst. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo Assaggiamo. È un video tappabuchi, ma scoprirete la prossima settimana il perché di questa mia assenza, il perché principale dell'ultimo periodo, perché appunto a inizio ottobre è successa una cosa. Chi mi segue su Instagram e Facebook lo sa già, per cui vi invito ancora una volta a andare in descrizione e dove trovate appunto i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Come avete visto dall'intro, oggi assaggiamo le chips al gusto currywurst. Sono della linea Taste of Deutschland della Lidl. Il currywurst è uno dei miei piatti tedeschi preferiti per quanto riguarda il genere street food. Per cui mi manca da morire, soprattutto perché qui non le trovo praticamente mai. Queste patatine per cui mi sono sembrate un'ottima occasione per togliermi quello che è il vizio, la voglia di currywurst, senza andare in Germania sostanzialmente. Ve le faccio vedere un pochino più da vicino la confezione. Come potete vedere, appunto, abbiamo un bel piatto di currywurst. Se volete saperne di più sul currywurst, vi lascio un video qua sopra che compare. Parlo di un po' di prodotti tipici tedeschi e appunto anche del currywurst. Come vi dicevo, ci sono le patatine che circondano questo piatto, molto semplici come al solito le confezioni della Lidl. Sul retro vedete gli ingredienti e i valori nutrizionali al solito per chi appunto è interessato. Direi quindi di andare ad aprire e ad assaggiare queste chips e vediamo se un pochino di voglia di currywurst me la tolgono. Il profumo ammetto che c'è. Ve le faccio vedere un pochino più da vicino queste patatine, va che bene che mette anche a fuoco stavolta. E come vedete hanno sono delle tipiche patatine con un po' di polverina sopra, per cui adesso super fuoco questa volta. Per cui adesso andiamo ad assaggiarle. Devo ammettere che hanno fatto decisamente un ottimo lavoro. Forse un pochino troppo piccantine per quello che è il mio gusto per quanto riguarda il currywurst, però ci sta tutto. Ricordano molto, ovviamente, non il wurst, ma appunto la salsa al currywurst, appunto tipica di questo piatto. Per cui super approvate. Adesso dovrò centellinarle perché ovviamente ho preso solo un pacchetto. Proverò a ripassare per vedere se ne hanno ancora, ma dovrò un pochino centellinarle e non farle fuori tutte in una volta. Rimangio un'altra. Spero quindi che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like. Fatemi sapere se conoscevate il currywurst e se avete provato queste patatine con un commento qui sotto. Fatemi sapere appunto cosa ne pensate. Sempre qua sotto in descrizione trovate link, come vi dicevo inizialmente, a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Se non siete iscritti, vi ricordo che potete iscrivervi e attivare anche la campanella per non perdervi i prossimi video. Il prossimo soprattutto è molto molto interessante per appunto sapere se appunto non mi seguivate sugli altri social, per sapere cosa è successo oltre al cambio di lavoro in questo periodo. Detto questo, non mi resta altro che chiudere il video, come al solito, dicendovi: Have a nice life!